Conferenza stampa di presentazione dei due nuovi acquisti del Lecce, Ceccaroni e Romagnoli. Interviene adesso il direttore sportivo Stefano Trinchiera. Prego, direttore. Buongiorno a tutti. Dopo la conferenza stampa fatta ieri, oggi ci ritroviamo qui e chiudiamo la pagina del mercato con la presentazione dei nostri due ultimi arrivati, in ordine di tempo ovviamente, i motivi per cui abbiamo fatto quest'ultima operazione ve l'abbiamo spiegata già ieri con col direttore Corvino. E alla mia sinistra Pietro Ceccaroni, un ragazzo prelevato dal Venezia, capitano del Venezia, che arriva a Lecce a titolo temporaneo con diritto di opzione, un classe 95. E alla mia destra Simone Romagnoli, prelevato dal Parma a titolo definitivo, classe 90. Due ragazzi di grande affidabilità che li conosciamo da tanto tempo. Non vi nascondo che anche in passato sono stati attenzionati da noi, sono reduci dal campionato di Serie A, dove sono stati protagonisti nelle loro rispettive squadre, Simone ad Empoli e Pietro a Venezia. E niente, i motivi perché li abbiamo scelti, perché sono due ragazzi di grande affidabilità che rispondono alle caratteristiche di cui noi avevamo bisogno, si calano in un contesto già abbastanza consolidato e arricchiscono il nostro organico con grande personalità, con la loro esperienza, ci daranno sicuramente una grandissima mano. La premessa che faccio è che sono due ragazzi che, proprio perché li conosciamo abbastanza bene da tempo, grazie alla loro serietà, professionalità e passione, sicuramente ci daranno un grosso contributo per raggiungere il nostro obiettivo. Sono già a disposizione da ieri con lo staff e con l'allenatore e li lascio alle vostre domande. Iniziamo con le domande per Pietro Ceccaroni. Prima domanda, Gabriele De Giorgi, Lecce Prima, prego. Sì, buongiorno. Immagino che non sia stato facile lasciare la squadra di cui eri in maniera consolidata il capitano e con cui l'anno scorso sei stato protagonista almeno di un girone d'andata molto importante. Quanto è stato difficile lasciare Venezia, invece quanto è stato facile paradossalmente dire sì a Lecce? Tanto buongiorno a tutti, grazie direttore per le belle parole. Non è stato facile, sicuramente quando hai tanti amici, hai legato molto con i tuoi compagni e sei da tanto tempo in una squadra, diventa difficile quando è il momento di lasciarsi, però era un'opportunità troppo importante per me e, parlando anche direttamente col presidente, con cui ho un bellissimo rapporto, abbiamo deciso che fosse la cosa giusta per tutti, anche perché magari cambiare aria era giusto, era arrivato il momento giusto e un'occasione così come questa a Lecce in Serie A non volevo lasciarla andare via, quindi questi sono i motivi. Carmen Tommasi, Telerama. Salve, io volevo sapere cosa ha messo nella valigia dei sogni prima di arrivare qui a Lecce e cosa le ha detto ieri mister Marco Baroni. Sicuramente il sogno è quello di cercare di conquistare la fiducia di tutti, del direttore, del mister, dei miei compagni, dei tifosi, per far sì che questi 4 mesi magari possano diventare di più e conquistare l'obiettivo che la società e la squadra hanno da inizio campionato. E il mister mi ha accolto molto bene, mi ha un po' spiegato quelli che sono i valori, i concetti del suo gioco e della squadra, e poi niente, abbiamo subito lavorato sul campo per cercare di capire da subito quali sono le cose che chiede a noi. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno e benvenuto in Salento. Nella domanda, diciamo che lei arriva qui a Lecce dopo che lo scorso anno in Serie A il Venezia ne ha promossa
ha disputato un girone d'andata alla grande, poi purtroppo nella seconda parte del campionato è calata. Qual è l'errore che il Lecce non deve commettere in questo campionato? Non è facile sicuramente, perché ogni squadra penso sia diversa, però credo che mantenere equilibrio e essere sempre, non esaltarsi nei momenti belli, non abbattersi nei momenti di difficoltà che ci saranno, perché in Serie A sappiamo che si affrontano squadre di grande livello e possono succedere anche momenti di difficoltà. Bisogna sempre, secondo me, cercare di rimanere equilibrati e lucidi, perché il campionato è lungo e fino alla fine poi può essere in ballo, come ha dimostrato la Salernitana l'anno scorso. Qui ha già trovato un ex compagno come Malè, che è stato protagonista con lei della cavalcata in Serie A con i playoff, e addirittura ha conosciuto anche Fior di Lino e sì. Di Mariano, che sicuramente le avranno raccontato Lecce. Cosa le hanno detto? Tutte cose davvero veramente positive. Sia Fior di Lino che Di Mariano sono grandi amici, e quando c'è stata l'opportunità di venire qua mi hanno subito detto di andare, che era una città bellissima, un tifo caldo, e tutte cose molto positive. Di Mariano l'ho sentito anche per altri motivi esterni al campo, di organizzazione, è stato veramente, veramente gentile, ha detto che per lui qui è come se fosse casa sua. Niente, li ringrazio, perché solo parole belle che mi hanno dato ancora una spinta in più per venire qua. Valeria Coi, Corriere Salentino. Buongiorno, io credo che tu abbia già visto giocare il Lecce e hai visto anche che è una squadra che ha una difesa abbastanza solida. Qui te la devi giocare con difensori centrali che, insomma, oggi sono, a parte Umtiti che è una storia, però anche Baschirotto, che è venuto fuori e che è un sorvegliato speciale in Serie A. Com'è questa competizione, anche considerato il fatto, in considerazione del fatto che tu dalla Serie B sei tornato in Serie A e adesso però eri anche capitano a Venezia, un po' vietato sbagliare, no? Qui a Lecce. No, certo, il reparto difensivo sta facendo molto bene, ma credo che tutta la squadra di una mano alla fase difensiva. Si vede come lottano tutti su ogni pallone, come si aiutano. Poi sicuramente un TT è un campione, è bastato l'allenamento di ieri per capire che il livello è veramente alto, e cercherò di dare una mano quando ci sarà bisogno e sarò a disposizione del mister. Adesso spazio alle domande per Simone Romagnoli. Gabriele De Giorgi, Lecce Prima. Sì, benvenuto. Esperienza non c'è dubbio. Professionalità e serietà è data dal fatto che sei sempre stato un leader nello spogliatoio, perché le fasce di capitano non si danno a caso in una squadra di calcio. La domanda che ti faccio è questa: intanto, come stai fisicamente, perché hai avuto quest'anno, purtroppo sei stato condizionato, no, da un infortunio muscolare piuttosto lungo, e poi che motivazioni hai, come dire, alla tua età, con una carriera così solida alle spalle, per essere venuto qui a Lecce? Ma intanto grazie e buongiorno a tutti. Che motivazioni ho? Ho grandissime motivazioni. Il mio mestiere cerco di farlo al meglio e con grande entusiasmo e grande voglia di fare il meglio. Quindi vengo a Lecce con un grandissimo entusiasmo e con la grande voglia di contribuire a fare insieme qualcosa di straordinario, come questa squadra, questa società sta facendo da diverso tempo. Fisicamente sto bene, ho avuto purtroppo un problema muscolare che mi ha tenuto fuori per diverso tempo, adesso alla coscia destra. E quindi sono già diverse settimane che sono rientrato, cioè 10 giorni che sono rientrato a pieno regime, ecco. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Grazie. Prima di tutto, cosa le ha raccontato Rino Soda e come l'ha spinta qui a Lecce? E poi soprattutto, si inizia subito, per lei è derby, è di Cremona, nato a Cremona, e domenica e sabato, scusi, c'è questa sfida
spareggio. Ma Rino, intanto colgo l'occasione per salutarlo. La prima cosa che fa ogni volta è guardare il risultato del Lecce, infatti commentava sempre i risultati del Lecce. E sabato è una partita molto importante. Sì, io sono di Cremona, la squadra della mia città, e quindi sarà sicuramente un'emozione maggiore, però insomma noi siamo qua per preparare una partita importantissima. Carmen Tommasi, Telerama. Io invece, ricollegandomi alla domanda del collega, volevo sapere invece cosa le hanno detto il direttore Trinchiera e Corvino per convincerla a venire a Lecce, e poi un'altra cosa, ha detto che da circa 10 giorni è entrato a pieno regime. Se la sentirebbe quindi di scendere subito in campo già dalla gara di sabato? La società... Mi ha dimostrato di volermi e quindi diciamo mi è bastato questo, visto che tipo di società è, cosa sta facendo in questi anni, non ho esitato un secondo. E riguardo lo scendere in campo, sì, assolutamente, sono a disposizione, pronto a dare il mio contributo al massimo. Valeria Coi, Corriere Salentino. Succede, no? In tutti i mestieri, di attraversare periodi meno felici. Tu hai avuto un periodo in cui, insomma, non giochi da ottobre, se non mi sbaglio, no? Quindi la società ti ha addirittura voluto a titolo definitivo. Ecco, che cosa senti di dover dare per in qualche modo essere riconoscente anche, no? Perché è stata una bella prova che il Lecce ha voluto darti, chiedendoti a titolo definitivo dopo un periodo difficile. Quindi è un momento, è un nuovo inizio, possiamo definirlo così? Sì, sicuramente dopo uno stop comunque abbastanza lungo, come non mi era mai capitato prima, è una testimonianza in più della fiducia che ho sentito nei miei confronti e che mi ha fatto accettare questa sfida con un grandissimo entusiasmo, e quindi ora sono... concentrato al massimo per poter ripagare questa fiducia e contribuire a qualcosa di straordinario qua insieme, tutti insieme. Gabriele, la domanda è questa: tu, tornando al fatto dell'esperienza, questo campionato è molto particolare perché ci sono ancora due squadre sostanzialmente molto indietro rispetto alle altre, quindi si presume che ci sia la terz'ultima è a 12. Secondo te quale può essere orientativamente il punteggio che consente di avere una certa tranquillità? Ma questo non si può sapere, dipende da quanto le squadre riescano a svoltare nel girone di ritorno e quindi più che concentrarsi sulle altre, noi abbiamo il compito di concentrarci su noi stessi, e abbiamo una media punti di una partita che è una media in linea con gli obiettivi e con un grandissimo obiettivo, e quindi pur con tutte le difficoltà che ci sono, sarebbe un risultato straordinario, ecco, questo, di mantenere questa media. Pasquale Marzotto, lei ritorna in Puglia, in Salento, dopo tanti anni di esperienza tra B e A, dopo aver esordito nel Foggia di Zeman giovanissimo. Cosa si porta dietro a quell'esperienza? Beh, a Foggia ho passato il primo anno della mia carriera da professionista, e ho ricordi straordinari di quell'anno perché con Mr. Zeman era stata un'esperienza unica, pur non essendo andata poi come volevamo, perché non arrivavamo ai playoff così. E della Puglia ho dei ricordi veramente belli, anche se ci sono 300 km di differenza, quindi però insomma sono anche curioso di inserirmi in questa nuova realtà di cui mi hanno parlato tutti benissimo.
Ringraziamo il direttore sportivo Stefano Trinchiera, grazie a Pietro Ceccaroni, grazie a Simone Romagnoli. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Buon lavoro.